Allora, un caro saluto a tutti, per noi è un giorno difficile, avremmo voluto essere lì per dare l'ultimo saluto a Giancarlo, non è possibile, non è stato possibile, il presidente Beppe Bagni è lì, ed è lì anche in rappresentanza di noi tutti. Però abbiamo voluto in qualche modo esserci per essere vicino a Loretta, per essere vicino a tutti i familiari, perché volevamo veramente testimoniare in questo momento l'affetto e la stima di tutto il mondo della scuola che lo ha conosciuto, e in particolare chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui, di stare vicino a lui, di collaborare in tutte le sue tante attività, tutte quante, diciamo, all'interno del mondo della scuola. E come sappiamo, nei vari ruoli che lui ha di volta in volta coperto nel corso degli anni. Avete visto forse e avete scritto voi stessi delle parole bellissime su Giancarlo come collega, ma anche come amico, parole bellissime che abbiamo voluto raccogliere sul sito, quindi le potete leggere e sono per noi molto preziose, perché sono appunto una testimonianza di ciascuno di noi che lo ha conosciuto e che quindi non, certamente non lo può dimenticare. Ma oggi siamo qui per farci anche un po' forza, per farci forza insieme nel suo ricordo, sapendo che il modo migliore per affrontare le difficoltà e i dolori, anche grandi, che poi sono riservati un po' a tutti quanti, e Giancarlo ne è testimone in primis di tutto questo, è quello di stare insieme, di lavorare insieme con la tenacia e con la passione, con la dedizione che abbiamo visto in lui e che abbiamo anche letto, insomma, nelle parole di tutti gli amici, di tutti i colleghi che hanno voluto testimoniare in questi giorni questa stima e questo affetto per Giancarlo. Io adesso non vado avanti, ma lascio la parola ad alcune testimonianze, diciamo, di persone più vicine al CIDI, di CIDI di fatto, che sono qui. E poi darò la parola a tutti quelli che vogliono intervenire. Naturalmente siamo tanti e tantissimi sono anche quelli che non hanno potuto né collegarsi, ma che comunque abbiamo sentito in varie forme. Quindi dopo questi primi tre brevi interventi, voi potete scrivere sulla chat che volete intervenire e vi daremo la parola, diciamo, per magari appunto brevi parole, diciamo, per qualche minuto di condivisione. E allora a questo punto do la parola a Domenico Chiesa. Vai Domenico, a te la parola. Caro Giancarlo, ciao. Hai visto quante riflessioni stanno arrivando? Le più importanti vanno ben oltre il ricordo formale. Sei proprio così, come sei raccontato. Non si sente il suo. Domenico, devi attivare l'audio, non ti sentiamo più. Puoi lasciare. Mi sentite? Solo sentite. Ma sono esposti cose. Sì. Io ho attivato l'audio. Anch'io. Ti sentiamo. Va bene. Allora, non mi è facile, insomma. Vabbè. Caro Giancarlo, ciao.
Hai visto quante riflessioni stanno arrivando? Le più importanti vanno ben oltre il ricordo formale. Sei proprio così, come sei raccontato. Un gigante della scuola italiana, da tutti apprezzato, da tutti amato. Proprio come dice Sofia. Una parte fondante per il CIDI che rimarrà fondante. E qui io non riesco a scrivere di più nel merito. Avremo bisogno senz'altro di farlo. Non abbiamo ancora il coraggio di accettare che non potremo più cercarti, non potremo più discutere con te, chiederti di partecipare ad un'iniziativa del nostro CIDI. Mi sto rendendo conto che mi manchi ogni ora che passa. Mi sto rendendo conto proprio in questo momento, vedendo prima la tua foto. Come per Cinzia, mi sembra di conoscerti da sempre. Quando ci siamo visti la prima volta? Sai che non ricordo? Il ricordo più lontano è un seminario a Forlì, sulla professione insegnante. E tanto tempo fa c'era anche Sergio Neri. Conservo ancora gli appunti. Comunque sei da sempre il mio riferimento per capire qualche cosa sulla scuola dei piccoli, come la chiami tu. Ho qui davanti a me alcuni dei libri che hai curato con rigore. È una pila, perché sono tanti. Li hai curati con rigore valorizzando il contributo di tantissimi insegnanti. Eri in grado di valorizzare gli altri. Servono per costruire un filo che annodi le innovazioni della scuola che ti sono state a cuore. Passaparole, voci della scuola, dalla scuola primaria alla scuola di base, il curriculum di base, il portfolio degli insegnanti. Come sarebbe la scuola dell'infanzia e la scuola primaria senza il tuo lavoro? È una domanda non retorica, è vero. Come sarebbe la scuola dell'infanzia in Italia e la scuola primaria senza il tuo lavoro? In particolare ho qui un tuo scritto che ho letto forse prima di conoscerti, è ancora pieno di sottolineature, è dell'84 e parla di primi approcci scientifici e sviluppo cognitivo. Partivo da questo libro quando ci siamo visti 2 anni fa, nell'aprile del 2019, esattamente 2 anni fa. Ti avevo chiesto di tenere un seminario ad un gruppo di insegnanti del Cuneese. Eri impegnato sullo 06, ma alla fine, come sempre, hai accettato. Ci hai regalato un contributo importante per il nostro lavoro di ricerca che stiamo facendo. Il tema era insegnare e apprendere è un'azione ricorsiva. Con serenità abbiamo cenato in un'osteria nella piazza del castello residenza di Carlo Alberto Maracconigi. C'era anche Giannino Marzola, che viene anche lui dalle tue parti, dall'Emilia trattino Romagna. Mi avevi chiesto in cambio un articolo sugli adolescenti per la rivista dell'istruzione. Non sono riuscito a consegnartelo in tempo. Mi dispiace tantissimo, è un magone per questo. Ho promesso che lo avrei comunque scritto. Giancarlo, ieri ho ripreso i materiali per farlo. Per te, i miei fraterni saluti hanno un senso particolare. Sei il prezioso compagno di strada che mi permette di non appiattirmi sulla ristrettezza del mio pensare. Mi è indispensabile discutere con te, anche partendo da sfumature diverse. Ti ricordi la telefonata di 2 ore, forse anche di più, sul merito? Discuto con te cercando non di confermarmi nelle mie idee, bensì di approfondirne le perplessità, il dubbio, la voglia di capire e di trovare risposte provvisorie che rimangano aperte a nuove domande e all'approfondimento della ricerca. Giancarlo, non pensare di liberarti di me. Continuerò a cercarti nei tuoi scritti, nelle tue slide, nei ricordi dei nostri incontri. L'obiettivo sarà quello di mantenere gli stimoli del tuo pensiero
per capirlo meglio di quanto l'ho capito finora, e per continuare ad utilizzarlo proseguendo il confronto. Con tanta commozione, un abbraccio a Loretta. Caro Giancarlo, fraterni saluti, Domenico. Grazie, grazie Domenico. E do la parola a Mario Hambel. Grazie. Io penso sia sufficiente scorrere le centinaia, forse le migliaia di ricordi di Giancarlo che si accumulano in questi giorni, che sono stati anche ricordati da Luciana e da Domenico, che sono raccolti sull'home page del sito del CIDI, per capire che la sua vita è stata intrecciata e si identifica con la storia della scuola italiana, dagli anni 70 a oggi, e si identifica con la sua parte migliore, con la stesura degli impianti programmatici, degli orientamenti per la scuola dell'infanzia, fino alle indicazioni per la scuola di base, o con grandi intuizioni istituzionali, come gli istituti comprensivi, o lo 06, che la politica e anche la scuola non hanno saputo interpretare con lo stesso coraggio e la stessa capacità di visione. Giancarlo è sempre stato guidato dall'articolo 3 della Costituzione, quello che ci è tanto caro da sempre. È stato sempre dentro le istituzioni, sempre impegnato a valorizzare le leggi e le circolari buone e a cercare di limitare i danni di quelle peggiori, magari rifugiandosi dietro lo pseudonimo di Red Rom per sentirsi più libero di evidenziarne i limiti o gli errori. Rosso Romagnolo. Giancarlo ha servito ogni giorno della sua vita lo Stato, mai il potere. Tutte le volte che poteva profilarsi per lui un riconoscimento alla sua fedeltà e alle sue fatiche, quando poteva concretizzarsi in una nomina in cui magari potevamo sperare anche noi, per avere uno di noi a dettare le regole e non solo a doverle subire, quel riconoscimento non è arrivato, è toccato a qualcun altro. E Giancarlo ha sempre sopportato con coerenza e subito le conseguenze di quella contraddizione, che era anche il segno più autentico della sua coerenza, quella che lo faceva apparire talvolta ad alcuni di noi troppo accondiscendente con le norme vigenti, ma al contempo, come ebbe a dire uno dei tanti ministri di quei governi che ogni tanto ci illudiamo essere amici, bravo questo Cerini, ma troppo di sinistra. Di Giancarlo ci mancherà soprattutto la sua fiducia nella scuola, la sua capacità di vedere sempre il lato positivo o migliorabile delle cose, che talvolta faceva anche arrabbiare, ma soprattutto il suo essere quel cantore instancabile e itinerante della scuola come ballata popolare, che sta dalla parte delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Ha ragione Domenico, dovremo tornare sui suoi libri, sui suoi testi, dovremo ricominciare a rileggere i suoi testi, dove a me piace ricordare che si sente dentro la sua voce, perché Giancarlo è uno di quei rari casi in cui se si legge un suo testo scritto si sente dentro il timbro vocale, la sua cadenza ritmica, la sua sintassi avvolgente, il suo inseguire sinonimi alla ricerca di una parola, di un concetto o di una metafora che meglio esprimesse il sogno di una scuola pubblica migliore. Addio Giancarlo, molti di noi, io, non abbiamo la forza di credere che tu ora stia ritrovando tua figlia Beatrice. Vado. Vorrei fosse così. Grazie.
grazie. La parola a Caterina Gambaldi. Adie, di Lerena. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. E il mio, il nostro saluto, Giancarlo. Sei qui con noi. Appena arrivato da Forlì, dal Ministero, da una delle tante città che ti avevano chiesto di partecipare a un'iniziativa per convivere con noi, condividere con noi una segreteria nazionale, un coordinamento, un seminario. Ti vedo lì, seduto, al tavolo in fondo, con i tuoi fogli e le penne di colore diverso. Intento a limare i tuoi appunti in ascolto. Ogni tanto alzi lo sguardo, sorridi, fai un cenno, un approccio mite e nel contempo impegnativo ai tanti problemi della scuola che porto con me anche oggi. Ci sei sempre stato in questi 30 anni e ci sei ancora oggi, in un momento triste per noi, in cui tanti proviamo a dirti grazie. Non ti ho mai sentito dire no, non posso. E quando hai dovuto, per motivi personali, rinunciare a partecipare a un incontro, ci hai aiutato a trovare la soluzione. O abbiamo condiviso con te centinaia di iniziative in giro per l'Italia, quelle del CIDI e dei CIDI, delle scuole, quelle istituzionali, delle associazioni, dei sindacati, dei partiti, dell'università. Sempre il dialogo, attenzione al contesto, argomentazione, oltre la lettera, con l'obiettivo di sfidare le facili riduttive interpretazioni del documento ministeriale di turno. E il richiamo esplicito alla nostra responsabilità, all'impegno personale e collettivo per far crescere la scuola di tutti. Negli ultimi 2 anni, provati entrambi dai problemi di salute, abbiamo dovuto rinunciare agli incontri in presenza, alle telefonate, ma ci siamo mandati tanti messaggi, foto, emoticon. Ogni volta mi chiedevi come stai e mi sostenevi se ti davo l'impressione di avere paura. La testa c'è, scrivevi, era come dire, usiamola, nonostante tutto. Dobbiamo sempre, diresti oggi, interrogarci sul significato dell'istruzione in una società che sembra distratta da altre e ben più gravi questioni. Ne hanno diritto le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi. Un messaggio senza se e senza ma. Mi piace pensare che tu sia qui, tra noi, ad ascoltarci, aspettando il tuo turno per intervenire. Come lo scorso 26 marzo, quando, a sorpresa, sei intervenuto e hai preso la parola nell'iniziativa del CIDI di Cosenzo con Boscolo sull'apprendimento. Sai Giancarlo, Boscolo mi ha scritto un messaggio. Lo leggo qui per condividerlo con tutti. Cara Caterina, caro Marcello, cari tutti voi del CIDI di Cosenza, la scomparsa di Giancarlo dà anche a me un grande dolore. Avevamo collaborato molto in anni passati e lo stimavo e gli volevo bene. L'ho sentito e visto in occasione del mio intervento e dopo il collegamento gli ho mandato un messaggio. Lui mi ha risposto con affetto e humor, ci mancherà. Penso ancora all'emozione che mi hai dato vedendoti, al tuo sorriso, alla tua mano che saluta e chiede la parola, alle tue battute, alle tue domande a Boscolo sulle funzioni esecutive, sul curriculum verticale, sulle competenze e soprattutto penso al tuo saluto finale quando abbiamo aperto tutte le telecamere, i microfoni e tu hai detto ci siete tutti, questa non è Cosenza, è il CIDI. Grazie Giancarlo, da parte di tutti noi, una generazione di insegnanti che non smette di pensarsi accanto alla scuola. Una generazione che, come ci ha insegnato,
prova instancabilmente a passare il testimone, affrontando sempre nuove sfide educative. Grazie da tutte, da tutti noi, soprattutto senza fare torto da nessuno, dai colleghi della scuola dell'infanzia, da Mara, Mariolina, Antonella, Paola, Rosa, Silvana, Giovanna, Diana, Guglielmo e molti altri, da tutte le voci di scuola a cui hai dato ascolto e a cui hai chiesto di esserci. Noi ci siamo finché potremo per rimuovere gli ostacoli, per far affermare i diritti dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi, perché la scuola di base, come la chiamavi tu, sia il luogo dei diritti, dell'articolo 3, comma 2 della Costituzione. Grazie Giancarlo. Grazie Caterina. Vediamo tutti un fiume di considerazioni, di saluti qui nella chat che potete leggere ovviamente tutti. Adesso darei la parola a Rosalba Marchisciana. Sì, mi sentite? Sì, sì, vai Rosalba. Un caro saluto a tutti. Siamo ancora molto scossi e non sarà facile guardare oltre. È una sensazione di buio intorno a noi. Ci sono delle stelle polari che brillano nel firmamento, che sono punti di riferimento insostituibili, che ci guidano, che ci indicano la strada da seguire per non perderci, che schiariscono le nubi fino a diradarle, che ci guardano da lontano silenziose, che ci confortano nei momenti di incertezza, che irradiano generosamente luce a chi sta attorno. E Giancarlo è stata una stella importante. Giancarlo ha illuminato il cielo del mondo della scuola, della cultura pedagogica, ma prima ancora delle relazioni umane, lasciando un segno profondo nella vita delle persone che hanno avuto la possibilità e l'onore di incontrarlo. Ho conosciuto Giancarlo nel lontano 1999, nel Salone dei 500, Palazzo Vecchio, gremito di docenti, delegati provenienti da tutta Italia, docenti della scuola dell'infanzia. Il silenzio solenne di quel salone bellissimo era squarciato proprio dal carisma pacato di quello che un po' tutti abbiamo chiamato il gentiluomo della scuola. Si ragionava sui nuovi orientamenti della scuola dell'infanzia all'interno del panorama scolastico che l'avvento dell'autonomia avrebbe ridisegnato. Quella relazione appassionata dell'ispettore Cerini sulla scuola dell'infanzia in quel particolare momento storico era il preludio al salto di qualità della cultura dell'infanzia che sarebbe stato sancito nel 2012 con le indicazioni nazionali per il curriculum. La scuola dell'infanzia entra a pieno titolo nel segmento di istruzione, quei bambini dai 3 anni ai 6 anni, i docenti della scuola dell'infanzia, principali protagonisti del percorso educativo e di istruzione, proprio quei bambini e quel segmento che Giancarlo ha amato tanto. Promotore di gruppi di lavoro a più livelli, ministeriali, regionali, provinciali, territoriali, sempre nella logica della iniziativa democratica e della partecipazione collaborativa, l'anima del CIDI appunto. Erano anni di grande fermento culturale, di posizioni contrapposte, come sempre del resto, e lui grande, moderatore, pacificatore, tessitore, fino alla fine. Anche all'interno del gruppo 06 del CIDI, che in questi ultimi 2 anni ha imparato a incontrarsi per raccogliere riflessioni sul sistema integrato in via di definizione e di attuazione, pronto sulla carta ma che stenta, come spesso accade per tante riforme, a radicarsi per la varietà delle realtà territoriali e per la diversa diffusione delle esperienze sulla prima infanzia nel panorama regionale italiano. Quella varietà regionale che lui ha conosciuto direttamente in lungo e in largo, toccando con mano la varietà dei contesti. Quella carica di entusiasmo composta e sempre conciliante è stata la forza e il sostegno propulsivo per tutto il mondo della scuola, per i bambini e le bambine della scuola italiana, dalle Alpi alla Sicilia, che ha tanto amato, uniti da un unico valore, da un unico collante, la scuola e la passione professionale. Quella carica motivazionale ha accompagnato il suo impegno indefesso per promuovere innovazione ragionata ed equilibrata,
procedendo per piccoli passi, ma sempre verso orizzonti lungimiranti, senza mai perdere il contatto con la scuola agita, il contatto con i docenti, con i dirigenti, entusiasta sempre di conoscere da vicino le realtà scolastiche in fermento. Per me è stato un onore condividere negli ultimi 20 anni di amicizia professionale pensieri, riflessioni, progetti, proposte, ma soprattutto promuovere a Gela, insieme alla grande famiglia del CIDI, eventi formativi. E l'ultimo, ho alle spalle la locandina del già il gennaio del 2020, forse uno tra gli ultimi incontri in presenza. Erano giorni in cui si poneva attenzione all'introduzione dell'educazione civica, alla responsabilità dirigenziali, all'attuazione del sistema integrato 06, prima che arrivasse l'emergenza epidemiologica e che sconvolgesse la vita di tutti. E lui in quella circostanza disse: non potevo mancare alle iniziative promosse dal CIDI, non potevo mancare alle iniziative promosse dal CIDI di Gela, che da poco aveva ripreso le fila di una comunità costruttiva. Non potevo mancare all'incontro con la madrina delle sezioni primavera. Quell'espressione mi riempì di gioia, perché sapevo che sapevo quanto avessi a cuore quel segmento speciale intercettato come un collante tra due mondi, il mondo del nido e il mondo dell'infanzia, che non ha ancora imparato a dialogare in modo unitario, come chiave di volta per far ramificare e decollare tutto il segmento 06, anche nelle aree più deprivate, ponendo al centro una finalità prioritaria: portare quanti più bambini possibile a scuola e strapparli alla povertà educativa. La presentazione delle linee pedagogiche del 31 marzo su tutto il territorio nazionale è stato, credo, l'ultimo regalo pubblico che Giancarlo ha fatto al mondo della scuola. Il documento stesso è probabilmente l'ultima immane fatica, espressione dell'amore per i bambini, per la scuola, per l'infanzia, ma anche l'espressione della grande capacità di mediare posizioni differenti in una sintesi di equilibrio perfetto che solo Giancarlo riusciva a tessere. L'ultimo suo intervento nel gruppo 06 del CIDI, con il ricordo al suo primo esordio nelle commissioni ministeriali a rappresentare l'infanzia, l'abbiamo inteso un po' tutti, per quando lo volessimo scongiurare, come un ultimo saluto al CIDI, alla grande famiglia del CIDI. Abbiamo letto nel suo volto la sua sofferenza, ma anche un invito ad una calda sollecitazione a trovare sempre nel confronto ragionato ed argomentato un giusto equilibrio, a guardare oltre le posizioni personali, perché i bambini e le bambine di tutta Italia devono essere rappresentate dal noi armonico. Non sarà facile ricominciare. Infinitamente grati per tutto ciò che ci ha insegnato. Proveremo a continuare il tuo lavoro. Grazie Rosalba. Vedo una mano alzata nel video di Noemi Ranieri. Se è una richiesta di intervento, ti do volentieri la parola. Noemi? Se devi parlare, devi accenderti il microfono. Eccomi, scusatemi, sì. L'emozione che anche su questi strumenti si ripercuote in questa giornata e in questi momenti. E io ringrazio davvero il CIDI per aver avuto questa idea. Mi sembra un modo davvero originale ed interessante per dare modo a tutti quelli che fisicamente, e sappiamo per quale motivo ciò non è possibile fare, partecipare in qualche modo ad un evento che immagino pochi di noi si sarebbero aspettati. E quindi credo che le parole che sono state ricordate, come si può dire, contribuiscono a costruire, a rafforzare una unità di intenti, un dialogo, una attenzione, una comunità di cura nei confronti dell'infanzia, che erano una idea portante, sempre molto sostenuta da Giancarlo. Io lo ricordo qui come persona
quale io sono prima di tutto, poi in rappresentanza dell'organizzazione sindacale per la quale milito da ormai troppissimi, tantissimi anni, e soprattutto però in rappresentanza del Coordinamento Nazionale per le Politiche dell'Infanzia e della sua scuola, che in un cammino quasi trentennale, in decine e decine di iniziative, occasioni, ha avuto modo di avvalersi del contributo e del supporto, dell'abbraccio che Giancarlo non ha mai negato a nessuno e che per noi rappresentava una rappresentato e continuerà a rappresentare ancora una linfa vitale su cui germoglieranno ancora iniziative, attività ispirate al suo pensiero, al suo insegnamento. Ho rivisto Rosalba Martisciana, ho rivisto Caterina Gammaldi, che mi fanno tornare in mente tantissimi eventi, e proprio ne voglio citare uno, perché Caterina, che abbraccio con un grandissimo affetto e che ha fatto parte di questo coordinamento, riuscì a portare tutte quante noi con un nostro bagaglio pesante, diciamo, e anche Giancarlo a Cosenza in un evento dedicato alle nuove indicazioni nazionali. E naturalmente lui, senza mai risparmiarsi fisicamente e mentalmente, e oserei dire spiritualmente, per ciò che ha rappresentato la sua storia, la sua esperienza. C'è una modalità che... Puoi continuare. No, puoi continuare, Noemi, tranquilla. Esatto. Ecco, che lo hanno caratterizzato, appunto, non si risparmiò nemmeno in quella occasione. Ma davvero, quelle pubbliche e quelle private sono state tante, anche proprio, e certe volte nemmeno sempre serene e tranquille, certe volte le discussioni anche accese che sono state fatte con lui, ma senza mai alcuno strascico, perché lo spessore dell'uomo, la sua umanità, la sua attenzione nei confronti dell'infanzia sono state davvero infinite. Chiudo con una di quelle riflessioni che come coordinamento abbiamo condiviso in questi giorni davvero di dolore e di riflessione, ecco, che noi pensiamo di riconoscerci come i frutti germogliati dalla disseminazione di una eredità che dobbiamo coltivare, come quella di grandi maestri sensibili, rispettosi, potenti, che come Giancarlo ci è stato dato di incontrare in questo nostro percorso articolato di organismo plurale, formato da 9 organizzazioni, nove soggetti sindacali e professionali, che fanno del dialogo, del confronto, del colloquio continuo e della riflessione su temi tanto cari a Giancarlo, possano continuare nel percorso tracciato, insieme tutti quanti pensando all'importanza e al ruolo dell'infanzia, perché grazie a Giancarlo ci sono generazioni e generazioni di cittadini che sono migliori, perché la scuola dell'infanzia e la scuola tutta si è arricchita del suo contributo. Grazie mille. Grazie tante, Noemi. E dunque, io sulla chat vediamo tutti tantissimi interventi, e semmai se qualcuno volesse invece dire due parole lo può certamente fare. Vedo due mani alzate, però una persona non riesco a riconoscerla e la vedo soltanto con 974, 57 e così via, ma non riesco a riconoscere. Sono Maddalena Gissi, sono la segretaria generale CISL Scuola. E quindi, già che ci sei, ti faccio parlare subito. Prego. Io vi ringrazio. Grazie. Vi ringrazio perché ci date questa disponibilità di
di parlare di Giancarlo, e credo che sia proprio Giancarlo in questo momento a ispirare questa unità, di valori, di esperienze comuni. La nostra organizzazione è molto grata veramente al lavoro che è stato fatto in questi anni. Un lavoro egregio, splendido, con le nostre strutture in tutta Italia, ma con tanti colleghi. Il bisogno di parlare con persone autorevoli, con persone competenti, è comune in tutte le scuole d'Italia. E aver avuto l'ispettore inizialmente, ma poi l'esperto, ma poi l'amico, il compagno di esperienze per molti è stato Giancarlo Cerini. Io lo ricordo nelle iniziative di Ischia, invitati entrambi da Antonio Crusco, Sornione in alcune occasioni, le battute sul sindacato, a volte sulle resistenze del sindacato all'innovazione, alla modernità, però tutto con grande rispetto. E quindi sono dell'idea che in questo momento, le tante parole che ho già ascoltato di grande veramente livello e di grande gratitudine, ci devono spingere a unirci tutti intorno alla scuola, così come lui ha fatto, non solo per rappresentarlo, per difenderla, ma per continuare parlando attraverso i suoi testi, attraverso le sue parole. Sul nostro sito c'è la sua voce, perché c'è il suo intervento a un'iniziativa di Bologna, e noi vogliamo ricordarlo così, sempre così, perché è accanto a noi. Sono veramente grata di nuovo, e lo dico a nome di tutta la CISL Scuola. Grazie. Grazie, grazie molte Maddalena di questo intervento. Anche noi metteremo poi a disposizione i tanti video, tanti materiali. Adesso con calma, da ora in poi lavoreremo su un'iniziativa, diciamo, preparata, diciamo, con tempi diversi, e speriamo di poterla fare in presenza magari dopo l'estate. E do la parola a Rita Bortone e poi dopo a Giusy Sartini, perché vedo una mano alzata e quindi penso di interpretarlo come una richiesta di intervento. Quindi Rita Bortone. Scusa Luciana, sono Elena Fazzi. Sì, vuoi intervenire? No, io vorrei... Dopo la collega. Sì, certo, adesso ti considero. sì, ok. Io non so se sono sentita e vista, o se sto sbagliando qualcosa. No, va benissimo, ti sentiamo perfettamente. Va bene, io voglio dire delle pochissime cose, siamo tutti emozionati, io non sono emozionata non solo per la morte di Giancarlo, ma anche perché sto vedendo visi che hanno significato molto per me, ed è brutto rivederli in questa circostanza, cioè Domenico, Mario, Caterina, che però sono per me il simbolo di un momento della mia vita professionale e personale anche molto importante. Non descrivo Giancarlo, perché le persone che lo hanno conosciuto più a fondo di me e che hanno collaborato direttamente con lui lo hanno descritto in maniera egregia. E anche se le caratteristiche da loro descritte ho avuto modo di riconoscerle anch'io nei momenti di collaborazione che abbiamo avuto. E il pensiero che mi viene in mente e che voglio condividere con voi è questo: mi sto sentendo in colpa, perché da un po' di anni ho perso la fiducia di poter fare delle cose utili per la scuola.
nonostante io abbia lavorato molto nella mia vita professionale e abbia collaborato sì col CIDI, ma abbia poi scritto eccetera, da un po' di anni ho perso questa fiducia e mi sono detto che non ne vale la pena e me ne sono stata un po' in disparte e non trovavo il senso del dare qualsiasi tipo di apporto. Bene, questa cosa di Giancarlo, cioè della sua morte, del mondo della scuola che si sta stringendo così tanto intorno a lui, mi fa pensare che forse un senso ce lo può avere ancora il nostro contributo. E quindi sì, lo hanno detto prima di me in maniera egregia. Non si tratta solamente di rileggere Giancarlo, si tratta di riprendere le fila di se stessi e dell'impegno e del senso che Giancarlo dava al suo impegno. Basta, non voglio dire altro. Sono felice di essere stata nel CIDI e di condividere con voi questo momento, anche se è tristissimo. E basta, ho finito. Grazie, grazie Rita. Giusy Sartini. Puoi parlare, c'è il microfono acceso, sì. Anche se c'è forse qualche problema. Chiudi l'audio tuo, quello a sinistra, giù il microfono tu, devi disattivare. E allora, siccome vedo che l'audio di Giusy sta un po' ballando, intanto do la parola a Elena Fazzi, poi ti darò di nuovo la parola a Elena. Giusy. Grazie Luciana. Scusatemi se sono intervenuta per chiedere la parola, ma adesso devo poi andare in una cosa del UCIM, quindi ci tenevo però. Mi sento un po' un'intrusa, essendo UCIM. Ma non del tutto, perché sono un insegnante e so che gli insegnanti stavano molto a cuore a Giancarlo Cerini, e voglio ricordare soltanto un piccolo momento che abbiamo convissuto e delle riunioni sulla formazione degli insegnanti, perché è vero che lui si è occupato tanto dello 06, della scuola eccetera, ma per lui era importantissima, in questo noi ci trovavamo nel FONAZ e in altre cose, la formazione degli insegnanti, la formazione all'ingresso in ruolo, ma anche la formazione in itinere, continuare a formarsi, a studiare come ha sempre fatto lui, che ha portato sempre dei contributi significativi in tutto quello che lui faceva e per tutti noi. Per voi che siete il suo CIDI, ma anche per noi che siamo i suoi insegnanti. Quindi una testimonianza di stima e di affetto, e permettetemi di stringermi a tutti voi come una collega, come quello che sono. Grazie della parola. Grazie Elena. Guarda, qui c'è sicuramente tutto il CIDI in un modo o in un altro, ma c'è tutta la scuola e lo vediamo, cioè ci sono tutte le altre associazioni, i sindacati, diciamo insegnanti che comunque sono venuti in contatto con Giancarlo per appunto momenti di formazione, quindi diciamo siamo tutti quanti diciamo stretti in un unico abbraccio tra noi e con i familiari di Giancarlo. E, dunque, la parola a Marco Orsi. Sì, io parlo sia a nome personale per l'amicizia che avevo con Giancarlo, ma parlo anche a nome del movimento delle scuole senza zaino, che Giancarlo sin quasi dagli inizi ha seguito con attenzione e perseveranza, ci ha sempre incoraggiato, è venuto a tante delle nostre iniziative e io lo ricordo come una persona cara, come è stato detto, attenta alle problematiche della scuola, dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Ho in mente anche gli spazi che ci ha dato nella rivista
dell'istruzione, che sono stati veramente importanti per noi, e anche l'incoraggiamento personale, perché io ho pubblicato due libri proprio perché sollecitati da lui. Uno è uscito ora, ricordavo anche la sua amicizia, eccetera, eccetera. Purtroppo mi sarebbe piaciuto che fosse presentato proprio da Giancarlo, però non è possibile. E ricordo anche una bellissima introduzione a un libro che ho qui, intitolato La comunità che fa crescere la scuola. Ci fece un'introduzione davvero significativa, che ritengo sia importante anche diffondere nuovamente, non solo all'interno del nostro movimento, ma così alla comunità scolastica italiana. E niente, tutto qui, questo ricordo è un ricordo commosso di un amico che è scomparso, che però davvero sentiamo accanto, vicino nel nostro percorso. Grazie, grazie Marco. E do la parola a Mariolina Ciarnella. Dovresti, Mariolina, dovresti accendere il tuo microfono. Dicevo, insieme, sono Mariolina Ciarnella di Rase Nazionale. Sì. Un saluto particolare a tutti, a tutti voi del CIDI. Sento il privilegio di essere con voi qui. Così come diceva Elena, forse anche io mi sento un'intrusa, ma e quanto vissuto insieme alle altre associazioni del FONAZ durante gli incontri per la formazione iniziale, iniziale in servizio dei docenti, e poi per alcuni incontri, l'ultimo a settembre. Sono stato insieme a Giancarlo, insieme a Cinzia Mion, ad un convegno presso la casa editrice Raffaello. Ebbene, l'incontro con Giancarlo in quel momento è stato particolare, perché ha toccato un po' sul personale, sono emozionata a dire. Io uscivo fuori da una situazione particolare di salute, sto uscendo fuori, e lui in quel momento, seppi proprio in quel momento che stava male, e mi disse, dopo anche avermi ascoltato, dopo aver ascoltato il mio intervento, vedrai, tu hai tanto coraggio, lo sento, lo percepisco dalla passione che hai per il lavoro, vai avanti, siamo tutti sulla stessa barca, devi farcela, e la passione per il lavoro, per quello che fai, ti aiuterà. Infatti, quando Noemi Ranieri mi ha passato la notizia, veramente sono rimasta sconvolta. Ci siamo scambiati gli auguri a Natale, con l'intenzione di riprendere il percorso, un percorso di formazione anche per l'istituto, insieme a lui, dopo, ecco, che i contagi si fossero allentati, quindi dovevamo riprendere un po' insieme un percorso che avevamo ipotizzato di realizzare. E lo ricordo veramente, ricordo di lui il garbo, soprattutto il garbo con cui esprimeva le sue osservazioni autorevoli, e le osservazioni che riuscivano sempre a coniugare l'analisi del presente e anche la visione di prospettiva, che non sono altro che frutto di una instancabile e innovativa ricerca che noi dobbiamo continuare tutti insieme, che sia CIDI, che sia IRASE, che sia UCIM, tutti i docenti, tutti gli operatori della scuola. Grazie per avermi dato l'opportunità di stare con voi qui. Grazie Mariolina e tanti auguri. E do la parola a Silvana Loiero. Silvana, hai rispento il microfono, invece dovresti aprirlo. Ho sbagliato. No, va bene così, va bene così. Ma io vorrei comunque dare un saluto a Giancarlo, innanzitutto come amica. Io sono stata in contatto con lui, l'ultimo articolo gliel'ho inviato il 7 aprile. Questo per dire che fino all'ultimo ha lavorato
e quando lui telefonava era una tragedia, perché doveva sempre chiedere qualcosa o coinvolgere in qualcosa. Con lui ho condiviso discorsi, pensieri, abbiamo lavorato insieme in tante occasioni, alla casa editrice Tecnodid, nel corso di convegni, ma lo ricordo a Vita Scolastica, di cui sono stata direttrice fino ad agosto scorso, e alla Scuola dell'Infanzia, due riviste della Giunti in cui davvero ha segnato una strada per tutti gli insegnanti. Ha continuato a lavorare fino al mese di dicembre su queste due riviste. Per lui era un appuntamento quindicinale importante, anche se il giorno della scadenza mi telefonava chiedendomi di mettere una buona parola con la redazione, perché era sempre in ritardo. Quindi io, direttrice della rivista, dovevo dire alla redazione: scusate, Giancarlo consegnerà un po' più tardi. Ecco, voglio provocare una risata piuttosto che l'ennesimo pianto. Penso di aver avuto con lui soltanto un problema, anzi due. Uno, il fatto che metteva troppe parentesi, e io gli dicevo che bisogna scrivere per farsi capire, doveva eliminare un po' di incisi, ma lui su questo ci provava, ma senza riuscirci. La seconda cosa è che quando gli telefonavo non rispondeva mai, però so che lo faceva con dopo, poi ti richiamava quando gli pareva. Da questo punto di vista era molto autonomo, e purtroppo però quando ti chiamava doveva chiederti qualcosa e tu non potevi dire di no, ed era un ricominciare da capo con nuove idee, con nuove cose pedagogiche. L'ho aiutato quando abbiamo fatto la biblioteca ABC a Beatrice Cerini, quando ogni anno abbiamo fatto a Forlì gli eventi per ricordare Beatrice, eventi nel corso dei quali la famiglia dava generosamente una borsa di studio per far frequentare l'università a futuri studenti. Insomma, diciamo che abbiamo avuto davvero un rapporto trentennale di amicizia. E però Giancarlo l'ho conosciuto anche come GISCE, il gruppo di interventi e studi nel campo dell'educazione linguistica, che del CIDI è un fratello. E Giancarlo si faceva sempre coinvolgere. Si faceva coinvolgere quando parlavamo di educazione linguistica democratica, questo filo conduttore che il GISCE ha cercato di portare avanti per anni e continua a portare avanti, anche se il Ministero purtroppo non ci ascolta neanche quando scriviamo una lettera. Ma il fatto di ripartire dall'educazione linguistica democratica lo appassionava. E lui si lasciava coinvolgere, era un appassionato di Tullio De Mauro, e lo ha ricordato anche il 31 marzo scrivendo un testo sulla, perché era il compleanno di Tullio De Mauro, e lui mi ha mandato un testo che abbiamo poi messo in un opuscolo, e si faceva coinvolgere quando facevamo i vari convegni. Diciamo che ha sempre lavorato insieme a noi perché era in sintonia con il GISCE. Quindi io porto qui anche il saluto e il grazie di tutto il GISCEL, di tutti i gruppi regionali. Insomma, di Giancarlo sentiremo davvero la mancanza. Io non so come sarà la scuola senza di lui. Prima lo hanno detto, come sarebbe stata senza di lui. Ecco, io dico, non so come sarà la scuola senza di lui, perché a mio avviso Giancarlo Cerini era unico. Io non riesco a vedere persone del suo calibro. È per questo che lui, che ha segnato una parte della scuola italiana importantissima, a partire dalla scuola dell'infanzia per proseguire la scuola primaria, ma anche dopo, per questa sua mancanza io penso che ne soffriremo. E vorrei fare una proposta al CIDI. Io sono del parere che le persone vadano ricordate sempre, perché altrimenti, se non se ne parla, ce ne dimentichiamo. Ecco, io ho, come GISCEL, per quanto potrò fare, farò, ma come CIDI bisogna che prendiamo questo impegno di continuare a ricordare Giancarlo, non solo adesso, quando tutti scrivono, ma anche negli anni successivi. Grazie Giancarlo. Grazie Silvana. Dunque, io ho almeno tre interventi che vi dico, che sono Manuela Calza, Nicola Puttilli e Alessandro Rapezzi. Se non ci sono problemi, andrei con questo ordine, e poi chi vuole intervenire, appunto, lo può fare scrivendo sulla chat. Prego, Manuela.
Grazie, grazie. Io credo che se qualcuno avesse avuto il dubbio che questa occasione di incontro potesse trasformarsi in una celebrazione retorica, il dubbio è scemato immediatamente grazie alle testimonianze sentite, vive, appassionate e commosse che abbiamo raccolto. Come FLC CGL ci uniamo al ricordo di Giancarlo, esprimiamo la nostra gratitudine, la gratitudine sincera per tutto quello che ha fatto in questi anni per la scuola, nella scuola, ma non ha mai rinunciato a collaborare, a partecipare e a confrontarsi davvero in un dialogo sincero e costruttivo con tutti noi. La sua competenza, umile competenza, non è mai stata calata dall'alto, è sempre stato davvero in una dimensione di confronto e di ascolto. Per questo siamo davvero grati alla testimonianza che Giancarlo ha dato con tutta la sua vita e penso che il miracolo che si sta facendo oggi di questa partecipazione così eterogenea di associazioni, di organizzazioni, di singole persone debba trovare un seguito e noi insieme dobbiamo proseguire sulla strada che Giancarlo ha tracciato per la scuola pubblica nell'interesse e per i diritti delle bambine e dei bambini. Grazie. Grazie Emanuela. E do la parola a Alessandro Rapezzi e poi ci sono Gisella Langé e Gilda Ricci. Sì, Luciana, scusami, ma è intervenuta Manuela a nome per dell'effetto. Ah, ok, ok. Siamo a dare il nostro contributo. Quindi benissimo, benissimo. Solo un impegno anche nostro a tenere vivo il ricordo di Giancarlo. Certo. Nel tempo futuro. Grazie. Grazie comunque della partecipazione. Grazie. E allora Gisella Langé? Grazie per questa iniziativa che non può far altro che celebrare il lavoro che Giancarlo ha fatto all'interno anche di questa enorme istituzione che delude e certe volte rende insoddisfatte le persone. Due cose fondamentali in quest'ultimo decennio di Giancarlo: le indicazioni nazionali per il primo ciclo e il piano di formazione 2016-2019. Io sono un'ispettrice, appartengo a quella categoria dimenticata da più di 300 ispettori, ne sono rimasti una trentina, qualcuno come me oramai in pensione lavora ancora a pieno perché c'è un enorme bisogno di attivare dinamiche di qualità che Giancarlo ha sempre attivato. È vero, la scuola non sarebbe stata come è in questo momento se non ci fosse stato Giancarlo che con la sua penna magica scriveva con un'abilità e una rapidità incredibile. Noi non avremmo tutta una serie di documenti che non sto a citare, ma come persona del Ministero dell'Istruzione ho l'obbligo di dire che grazie a lui anche molte cose sono andate in porto per la sua abilità di mettere insieme sindacati, associazioni, gruppi di persone, gruppi di volontari di vario tipo e di varia natura. La mia speranza è che il lascito di questa figura eccezionale nell'ambito della scuola possa essere preso da chi oggi è qui. Oggi sono presenti le migliori teste in ambito di associazionismo, sindacato, e vedo anche qualcuno che non ha ancora parlato in ambito istituzionale. Ricordiamocelo, siamo noi che dobbiamo portare avanti le idee di Giancarlo, siamo noi che dobbiamo assolutamente impegnarci affinché non si molli tutto e quello che non è stato fatto per ovvi motivi in questi ultimi anni invece possa effettivamente accadere. Quindi il mio messaggio, perché è un messaggio di speranza, siamo tutte belle persone, siamo tutte persone impegnate in un ambito vario. Ecco, cerchiamo di portare a casa formazione degli insegnanti come era stata delineata con gli step di carriera. La parte degli step di carriera, i tre livelli, era stata proprio scritta da Giancarlo. E cerchiamo di portare avanti quello che non è stato fatto ancora assolutamente per la scuola dell'infanzia. La scuola dell'infanzia ha delle indicazioni nazionali, ma di piani di formazione sistematici per la scuola dell'infanzia ancora non si sono stati attivati.
naturalmente per quanto riguarda in generale, penso che sia opportuno che anche in questo ambito GISCE e le altre associazioni, ovviamente CIDI in primis, diano un nuovo impulso, perché troppo non è stato fatto in questi ultimi anni. Non posso che dire grazie Giancarlo e grazie a tutta la tribù che celebra lui in questa giornata. Hai il microfono spento, Luciana. Ah sì, scusate, Nicola Puttilli. Non ho capito se Nicola Puttilli va sotto il nome di Nadia. Sì, con più di 200 persone. Nadia la moglie. Mi sentite? No. Adesso sì, vai. Scusa. No, dicevo, sono sotto mentite spoglie, il computer di mia moglie, ci siamo connessi da quello, per cui però confermo che sono Nicola Puttilli. Volevo portare il saluto di ADDIS, Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, e Giancarlo è un nostro socio onorario, da sempre ha collaborato con la nostra associazione e direi che ci ha stimolato la riflessione sulla parte migliore della nostra professione, quella che a noi piace di più, che è quella del contatto con i ragazzi, con i bambini, con la didattica, con l'innovazione didattica, con la formazione. Sono queste le cose che abbiamo fatto con lui, e non è casuale, insomma, che lui nasca dalla dirigenza, dalla direzione didattica, insomma, questa è la sua origine e questo è quello che ci siamo in qualche modo scambiati per tanti anni. Dico subito che inizialmente non avevo intenzione di intervenire, però lo faccio perché mi è venuta una associazione che ritengo significativa, perché pochi mesi fa è mancato Fiorenzo Alfieri, anche adesso noi torinesi siamo molto legati alla sua figura, però penso che sia una figura nazionale importante per tutto il paese. Mi è venuto in mente perché sono due personaggi, Fiorenzo e Giancarlo, in cui io, che li ho conosciuti abbastanza bene tutti e due, ritrovo delle grandi similitudini. La prima è una capacità di lavoro eccezionale, è il fatto che abbia incontrato migliaia di persone per tanti anni, abbia collaborato con un'infinità di associazioni, dando a tutti spunti, ricchezza di elaborazione, confronto, eccetera. Me lo fa in qualche modo assimilare a Fiorenzo, anche lui aveva una grossissima capacità di lavoro, fin da quando faceva il maestro, quando ha iniziato il tempo pieno alle Vallette, lavorando 8 ore anziché 4, e poi come assessore alla città di Torino, eccetera. Un'altra cosa, una grande capacità di analisi delle situazioni e dei problemi. L'aveva Fiorenzo e l'aveva Giancarlo. E la terza cosa, la visione verso il futuro. La capacità di prefigurare soluzioni per la scuola per i prossimi anni e per i prossimi decenni. Sono, oltre a, ho già detto, alla grandissima capacità di elaborazione e di confronto. Sono tre aspetti che secondo me li accomunano e sui quali noi dovremmo in futuro ritornare, perché la capacità di elaborazione non si esaurisce nel momento in cui l'abbiamo tutti vissuta, ma credo che richieda un'analisi più approfondita, sia per uno che per l'altro. Per cui penso che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, dovremo ritornare, magari potremmo farlo insieme, mettendo in comune le esperienze che abbiamo vissuto con lui, per cercare di estrarre ancora qualche filone di riflessione e di proposta per il nostro futuro. Abbiamo perso tanto, credo, in questi mesi, con queste due figure, io penso due pilastri proprio della nostra scuola degli ultimi 50 anni, credo anche insostituibili, però dobbiamo ripartire dalle loro idee, cioè non far scivolare quello che loro ci hanno insegnato e proposto, riprenderlo in modo, come dire, preciso, analitico, per trarne poi le conseguenze per il futuro. Grazie. Grazie Nicola. Angela Sant'Angelo. Sì, e allora io vorrei ringraziare Giancarlo per avermi incoraggiato a scrivere il mio primo libro per la formazione dei docenti a scuola,
e voglio condividere con voi il messaggio che mi ha mandato. E complimenti per il lavoro. Quando nasce un libro occorre sempre festeggiare per riconoscere l'impegno delle persone che ci hanno creduto. Giancarlo Cerini. Era una persona che credeva nella collaborazione e credeva nell'impegno e mi ha trasmesso questo. Volevo condividerlo con tutti voi. Grazie. Grazie, grazie Angela. Doriano Bizzarri. Poi Gilda Ricci, che mi sa che ho fatto un errore, non l'ho chiamata prima, ma vediamo chi fa prima. Quando volete. Ok. Allora vai Gilda. Beh, innanzitutto grazie. Vedo molti volti conosciuti, io sono Gilda Ricci e rappresento anche un'associazione, ma io rappresento me stessa. Io conosco Giancarlo da quando avevo 18 anni, perché ero nel CIDI a 18 anni, ho avuto la fortuna di insegnare subito. Appena diplomata, poi con la laurea ho deciso di continuare a lavorare e studiare, ho pensato che studiare fosse un bisogno e una necessità. E il mio primo corso di formazione l'ho fatto con Giancarlo a 18 anni, perché non potevo fare la maestra senza studiare, senza continuare ad approfondire. Sì, ero anche una studentessa universitaria nel frattempo, ma dovevo studiare, studiare, leggere. E allora la mia emozione oggi è quella di alunna di Giancarlo, più che di quello che poi si diventa con le etichette, quelle che si mettono sulle porte. Saluto anche Alessandro Rapezzi, nel sindacato 40 anni, sono tanti. Bene, io come qualcuno di voi ritengo che sia utile e ringrazio voi tutti per l'invito, ma soprattutto ringrazio l'ispettrice Langé per questo input che ci ha dato rispetto alla sinergia che si è creata grazie a lui, che ci ha fatto ritrovare anche dopo anni, sigle diverse, associazioni diverse. Abbiamo per tanto tempo, e Domenico, Caterina, Simonetta lo sanno bene, organizzato iniziative comuni, sindacati e associazioni. Poi ci siamo dispersi, divisi, e poi ci siamo ritrovati in alcuni momenti. Adesso io credo che il grido d'allarme proprio sociale che c'è ci invita a riflettere. Non è una questione, dico alla collega, di pianti e di sorrisi. Io penso che sia una questione di pathos, di emozione. Se noi oggi ci siamo emozionati qui tutti, e io credo che non sia facile anche dietro uno schermo, e perché crediamo in quel dialogo di cui tutti voi avete parlato, e che non a caso il nome di questa neo-associazione, che è nata nel bene e nel male delle nostre esperienze personali, professionali, umane, ma che ci fa trovare qui, come se fossimo in un grande cerchio tribale, come ha detto qualcuno, di antropologica memoria. E io di Giancarlo un ricordo bellissimo che condivido con molti di voi, che sono i suoi fogli. Li ho conservati molti. Sono i fogli che io, quando lui smetteva di parlare, potevo dire: Giancarlo, me lo posso conservare? E non erano scalette, non erano relazioni scritte, erano carte geografiche, non erano mappe concettuali, era tutto questo insieme. Era un romanzo, era una metafora, era un racconto, era lui. Lui scriveva, parlava così a braccio, ma non li scriveva prima. La cosa bella che io ho imparato anche come tecnica, gliel'ho rubata questa idea anche a scuola quando insegno adesso nel liceo della mia città, è quella di scrivere mentre parlo e seguire la sua carta geografica, che è il suo ragionamento sinergico, condiviso, dialogante, mai di parte, ma sempre aperto, perché aveva sempre delle frecce che andavano verso la fine del foglio che poi finiva e dove qualcun altro poteva continuare a scrivere. Ecco, tutto qua. Io penso che Giancarlo debba continuare a stare proprio in questo ragionamento che abbiamo fatto qui, e vi ringrazio ancora per l'invito. E doveva tenere un incontro in questi giorni proprio con noi, come molti hanno detto, perché fino all'ultimo lui ha pensato di farcela e di darci questo testimone, come si fa nella staffetta
dell'atletica leggera, quella di dire adesso tocca a voi, che devo fare tutto io? E no, e quindi io penso che da ex sua discente formata, da compagna di banco, come ci piace dire, anche se i banchi adesso sono singoli, ma noi speriamo di unirli presto in questa metafora della scuola che ha ripreso con difficoltà enormi, a restare in quel banco però e a continuare senza dividerci, ma unendoci sempre più per non perdere quella scuola in cui Giancarlo ha creduto, in cui noi tutti qui, se no non eravamo qui, crediamo. Diciamo che lui ci ha riuniti e io mi auguro che siamo ancora insieme a camminare, ma soprattutto in nome dei bambini e di quelle bambine che saranno gli insegnanti di domani, gli ispettori di domani, i formatori di domani, gli uomini e le donne di domani, non tanto di oggi, perché è un investimento quello che andiamo a fare anche su di noi, perché continueremo a crescere. Ma io direi che l'infanzia grida ancora aiuto e attenzione, quell'attenzione che Giancarlo gli ha dato fino all'ultimo respiro. Grazie. Grazie, grazie Gilda. E dunque, Doriano Bizzarri. Stavo dicendo grazie Gilda. Davo la parola a Doriano Bizzarri. Doriano ha scritto che non sapeva se riusciva a riconnettersi. Ah, ok, va bene, grazie. E allora, Deborah Infante, vedo che c'è una mano alzata. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto complimenti al CIDI per questa iniziativa. Io sono Deborah Infante, sono dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Potenza e penso insomma di rappresentare il pensiero un po' di tutti gli uffici periferici del Ministero dell'Istruzione, perché l'ispettore Cerini proprio nel suo ruolo è stato sempre vicino a tutti noi nelle nostre iniziative che abbiamo organizzato in team, possiamo dire in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. E ricordo qualche anno fa l'ispettore Cerini qui a Potenza presso un istituto comprensivo in occasione dei 50 anni della scuola materna statale. E ciò che traspariva dalle sue parole, che mi piace ricordare, è proprio questo connubio stretto tra l'esperienza scolastica concreta e la pedagogia. Ma quello che ancora di più ricordo è dalle sue parole traspariva questo grande amore per i più piccoli. E penso che è un messaggio molto importante per tutti i docenti e i dirigenti scolastici che erano presenti a quell'incontro, perché penso che la cosa fondamentale per i nostri studenti, i nostri bambini, le nostre bambine, studentesse, sia quello di sentirsi amati e voluti bene. E ciò traspariva indirettamente dalle sue parole durante un seminario destinato ai grandi, quindi immagino insomma il suo valore nella sua esperienza direttamente a contatto con i bambini. Quindi veramente ringrazio l'ispettore Cerini per il grande contributo professionale e umano che ha dato a tutti noi. Tutti noi ci siamo imbattuti nei suoi articoli, nei suoi libri. Possiamo dire che l'ispettore Cerini ha guidato e illuminato il cammino della scuola dell'autonomia e ha dato un grande contributo anche a noi uffici scolastici territoriali, uffici scolastici regionali, nel cercare di organizzare le nostre attività formative grazie ai suoi documenti, come diceva l'ispettrice Langer, fondamentali. Quindi grazie a voi per avermi dato l'opportunità di questa breve riflessione e grazie al CIDI per questa preziosa occasione di unirci tutti insieme nel ricordo di questa grande persona. Grazie. Grazie, grazie. Doriano Bizzarri penso che sia rientrato, Luciana. Doriano Bizzarri, se vuole parlare. Io d'accordo, grazie. Ah, ok. Grazie, prego. Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Ho avuto problemi di connessione, comunque volevo essere abbastanza veloce, perché sono abbastanza emozionato. Comunque sicuramente Giancarlo è stato un punto di riferimento. In particolar modo per la formazione
per discutere sulle linee guida per lo 06 che sono uscite, che sono in discussione, e quindi anche su questo il suo apporto è stato veramente efficace, una cosa veramente eccezionale. Quindi io porto solo il saluto dell'associazione proprio a fare sapere con cui lo ha collaborato e come noi si sta collaborando con il CIDI su molte cose. Scusate, ma non riesco più di tanto. Grazie. Grazie, grazie Doriano. Non sei l'unico che non riesce, infatti vedo molti che hanno preferito scrivere anche tanto, perché prendere la parola è comunque quasi impossibile per chi l'ha conosciuto così da vicino. Però vuole intervenire Fausto Antonioni e quindi gli do subito la parola. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei intervenire perché ho conosciuto Giancarlo tanti anni fa. Ci ha lasciati un amico caro, un compagno di lavoro e di studio al quale ho voluto bene. Un educatore, un uomo di scuola, un grande democratico, un'intelligenza vivace, un innovatore in campo pedagogico e didattico. Io lo conobbi, ci siamo conosciuti direi, quando allora ero segretario regionale della CGIL Scuola delle Marche, venne in Ancona per una conferenza. Erano i primi anni 80, non saprei dire l'anno esatto, ma credo che allora era direttore didattico e ancora molto giovane dirigeva la rivista 06, quasi un marchio del suo impegno intellettuale. Accompagnato con contributi importanti, sempre all'altezza delle situazioni, tutti i momenti delle riforme scolastiche che avevano il segno del cambiamento necessario per migliorare la scuola di tutti. Dagli orientamenti della scuola dell'infanzia nel 91 a tutti i numerosi passaggi che hanno portato alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Giancarlo Cerini è stato presente con la profondità del suo pensiero e con la capacità di mostrare, questo credo che sia molto importante, sempre lo ha fatto, i fondamenti culturali e pedagogici di ogni passaggio affinché tutti ne comprendessero il senso e le finalità. È stato un formatore appassionato, qualcuno lo diceva prima, e non si tirava indietro mai quando si trattava di migliorare l'atto educativo nel quotidiano lavoro di maestre e maestri. Il suo è sempre stato un atteggiamento critico e insieme costruttivo. Si potrebbe anche rovesciare e dire, costruttivo e anche in qualche modo sempre critico. E per capire bene le cose, per agire bene poi nella scuola, verso i bambini, i genitori, gli insegnanti. Quando partecipava agli incontri in cui era il relatore, apriva un suo quaderno o un'agenda piena di appunti, un reticolo fitto di parole, sottolineature, cerchiature, evidenziazioni, marcature, frecce di collegamento dei suoi pensieri, da cui estraeva un discorso lineare, convincente e illuminante. Qualcuno lo diceva prima, esattamente come se avesse sotto una sorta di carta geografica. Molti ministri dell'istruzione si sono avvalsi della sua profonda conoscenza della scuola, ha presieduto commissioni di lavoro, ha preparato documenti di accompagnamento alla corretta applicazione di leggi e norme importanti affinché mai fossero disancorate dal pensiero pedagogico che le giustificava e con il quale aveva una sicura e rassicurante dimestichezza. Questo credo che sia importante perché in quei documenti noi vedevamo una qualità elevata, non erano documenti burocratici, erano e sono stati documenti importanti che hanno fatto la qualità del suo lavoro all'interno delle istituzioni, e io credo e spero che questa qualità continui ad esserci ora che non c'è più Giancarlo. Dunque lo 06, e cioè l'idea di un percorso di maturazione del bambino nei primi 6 anni di vita
di cui farsi carico istituzionalmente, si può dire che è una sua creatura. Studiato, analizzato, arricchito nel vivo dell'esperienza delle scuole pubbliche della sua Emilia-Romagna, in solidale collaborazione con Loris Malaguzzi e le scuole dell'infanzia di Reggio Emilia. Quando ne parlava, e parlava dei bambini di questa età, la sua delicatezza di approccio veniva sottolineata da due parole che Giancarlo amava molto. Scusate, perso le cose che avevo scritto. Eccole qua, che amava molto, e che erano cura e accompagnamento. Erano il segno di una disponibilità adulta che agiva nel rispetto dell'autonomia e della libertà dei bambini come presupposto della loro crescita e maturazione, sia nella dimensione psichica che biologica, che peraltro sono strettamente connesse. Fino all'ultimo ha lavorato e l'ha fatto con la consueta competenza e immagino con quella carica di passione che metteva in tutto ciò in cui si impegnava. Quindi io non ho voluto perdere la videoconferenza di poche settimane fa per la presentazione delle linee pedagogiche per il sistema integrato 06 organizzata dal ministro Bianchi. Quasi parlando a lui dico: ho visto, caro Giancarlo, la tua generosa e commovente fatica, la tua fragilità e le tue parole come una eredità da custodire. Io non ti dimenticherò, ma non ti dimenticheremo nessuno. Grazie. Grazie Fausto. Non ho altri interventi. Scusate, Paolo Cortigiani. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo buongiorno. Per me Giancarlo Cerini è stato una figura molto importante. Nel 90 ero incerto se fare il concorso, allora non da dirigenti ma da direttori didattici e presidi, ed ero andato a sentire a Reggio Emilia, mi era iscritto a un corso e sicuramente fu la sua relazione a convincermi, perché dette una rappresentazione così affascinante, così complessa, così ricca, così spessa della figura del direttore didattico e del preside, che insomma tornai a Genova convinto di fare il concorso. E un'altra lunga fase in cui Giancarlo Cerini l'ho sentito veramente molto vicino è stato da dirigente della Scuola Media Don Milani di Genova, che insieme alla Scuola Città Pestalozzi e a Rinascita di Milano, insomma, hanno avuto per anni un lungo percorso di innovazione e sperimentazione. Nel generale disinteresse e anche disattenzione dell'amministrazione scolastica, credo che una delle pochissime persone che è stata capace di accompagnarci, di intervento prima di me, parlava proprio di questa, una delle sue due parole, ma non è stata solo una parola, è stato un modo di praticare la sua presenza nella scuola, proprio l'accompagnamento, la cura, il sostegno, l'ascolto, no? Ecco, l'ispettore Cerini è stata una delle poche figure istituzionali che in tanti anni è stata capace di accompagnare, ascoltare l'esperienza di queste tre scuole sperimentali, in modo anche estremamente generoso. Io perfino una volta mi sentii in colpa, perché come collegio docente della Don Milani di Genova avevamo organizzato un seminario interno e gli avevo chiesto se poteva venire, se poteva intervenire. E lui, in modo sorprendente, perché onestamente pensavo che la risposta non fosse affermativa, mi rispose positivamente. Arrivò alle 14, il seminario iniziava alle 15,
Genova sapete che è una città anche difficile da raggiungere, faticosa da raggiungere, insomma lui arrivò alle 14, mangiamo assieme un panino, alle 15 iniziò il seminario, alle 17.30 aveva il treno di ritorno, no? E, beh, insomma, questa sua generosità mi colpì molto. Mi fermo qua. Grazie Paolo. Questi ritorni a casa di Giancarlo sono noti a molti. Mi ricordo appunto a Piazza Sonnino quando usciva magari alle 7:30, alle 8 di sera e dicevamo va bene, fermati, insomma, naturalmente. Dice no, cioè, ho prenotato una cuccetta per tornare a Bologna a qualunque ora, insomma anche in notturna. Cioè. E do la parola a Paolo Mazzoni. Mazzoli, scusate. Mazzoli. Grazie. Grazie tanto Luciana. Grazie a tutti voi del CIDI, ci ritroviamo in parecchi, ci sono anche alcuni del CIDI di Roma, oltre a Luciana, ho visto voglia. E il viso di Giancarlo apparve a me proprio al CIDI di Roma, credo verso l'85, l'86, l'85, come un po' un astro nascente che poteva essere utile a tutti noi. A quanto pare è stato utile anche a lui, perché lui era molto grato al CIDI, come sapete, e lo usava molto spesso. E io volevo riprendere soltanto quello che avevo da dire, l'ho scritto nel sito, quindi abbiamo visto, sì. Una ballata per Giancarlo, chi vorrà farla insieme a me, anche se ballo veramente male, sono pronto. E, però volevo aggiungere solo una cosa collegata a quello che diceva Mario Amber, perché anche se se n'è andato, siamo qui noi, magari potrà risentirlo. Lui diceva probabilmente non ha avuto tutta la, diciamo, la possibilità di fare, diciamo, essere collocato nelle posizioni che potevano essere adeguate a lui. Lo ha detto, diciamo, con una certa amarezza, però nello stesso tempo volevo aggiungere che in questo fatto possiamo scavare un po' di più, nel senso che Giancarlo, oltre a essere un writer, era un ghost writer. Penso che a lui piaceva molto, è di quelle persone a cui non importava tanto chi faceva le cose o chi era visibile in quanto traino di queste cose, ma importava moltissimo che le cose si facessero. E c'ho un esempio che è, da questo punto di vista, penso molto chiaro, non so neanche se posso farlo, ma a questo punto lo faccio, sono tra amici, quindi comunque il ministro, diciamo in questo caso il ministro Francesco Profumo, l'episodio riguarda lui. Voi sapete che le indicazioni iniziano con la lettera del ministro. La lettera del ministro inizia con cari insegnanti, cari dirigenti. Allora qual è il problema? Che al ministero, Gisella sicuramente lo saprà, al ministero le cose spesso quando bisogna farle ci si accorge gli ultimi 5 minuti che vanno fatte. Quindi erano pronte le indicazioni, erano pronti, diciamo, tutti gli scatoloni di dossier e anche di attività preparatorie, istruttorie delle indicazioni. A un certo punto qualcuno, non ricordo chi, ma dice ma la lettera del ministro. E perché in questi casi il ministro si avvale di una bozza, poi magari la cambia completamente, oppure no, a seconda di quanto si ritrova, diciamo. Insomma, chi pensate che abbia scritto la lettera del ministro? Nel giro, credo, di una mezz'oretta arrivò una proposta, Giancarlo disse se volete, e lì è la sua fulminea, diciamo, velocità che fu, in questo caso, diciamo, vincente, perché scrisse una lettera molto bella. Francesco Profumo ci si ritrovò al 100%, credo che al massimo cambiò un paio di virgole e firmò giusto in tempo perché quella lettera partisse. E quindi in questo caso la lettera, giustamente, è giusto che sia così, è del ministro. Ma il fatto che queste e tantissime altre cose che hanno avuto, diciamo, la denominazione di ministri, direttori generali, esperti vari, avevano dietro un aiuto costante, proprio costante, e assolutamente non è che a lui non importava, semplicemente a lui importava che le cose funzionassero, cioè che poi potesse esserci un nome, per lui forse era anche meglio, ma non era necessario.
era necessario che le cose andassero avanti, e questa è una cosa molto bella. Quindi ne approfitto per salutarlo ulteriormente. Sapete che per la scuola dell'infanzia, anche in questo caso, diciamo, nelle indicazioni, lui, Maria Arcà, Guglielmo Ruspoli, Maria Rosa Silvestro e probabilmente anche qualcun altro, ma soprattutto, sì, poi ci siamo messi insieme, quella parte lì, anche quella come condensato di quello che arrivava da tanti insegnanti e da tanti gruppi, ha molto il tratto di Giancarlo. Quindi grazie a tutti voi di questa occasione, e cerchiamo sicuramente di organizzare, se riusciamo, qualche cosa, diciamo, un pochino più a bocce ferme, come diceva Luciana, quando sarà possibile. Grazie Paolo, ti aspettiamo a Piazza Sonnino, sede del CD di Roma, ma del CD nazionale anche. Conosco l'indirizzo, sì. Grazie. Conosci l'indirizzo e dunque quindi non ti possiamo, diciamo, giustificare più ormai. Sì. Ti aspettiamo e do la parola a Mara Pacini. Luciana, Mara perde la connessione, però io avevo interpretato questo suo messaggio come un... L'ho riammessa, ma non so... Ok. No, appunto non... E dunque non la vedo più. Mara Pacini, ci sei? Ok. Adesso la sto riammettendo, non so se ora ci ascolterà tra qualche secondo. Sì. Forse bisogna ricordarglielo. Che cosa? Che può intervenire. Ah sì, no, Mara Pacini può intervenire, sì, certo, è che io non la vedo. Scusate, eccomi. Ecco, ok, bene, ci sei. Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Si interrompe continuamente la connessione internet, forse anche ci siamo tantissimi e forse è anche un'emozione fortissima. Sì, che incide. Infatti non riesco a parlare senza piangere, perché non riesco a parlarne al passato di Giancarlo, però io sono la portavoce di tantissime insegnanti, tantissime educatrici, soprattutto donne che hanno lavorato tantissimo con lui e che hanno alimentato la passione per il proprio lavoro, per il proprio mestiere, grazie alla sua energia e al fatto che lui è riuscito a essere un portavoce straordinario, veramente fuori dall'ordinario in tutte le situazioni anche istituzionali, dove è riuscito a portare la nostra voce, la voce delle bambine e dei bambini e di chi convive con loro nelle varie tantissime situazioni che sul territorio nazionale sono variegatissime. E lui portava esempi, portava proprio parole, le nostre parole, i nostri colori, la nostra vivacità. Non era mai sterile il suo racconto, era vivacissimo perché si appropriava delle nostre vite, delle nostre esperienze, dei nostri aneddoti, delle favole, delle storie, delle parole dei bambini, e ha coniugato tutto questo senza mai perdere il filo di un discorso. Forse davvero le mappe, dei suoi magnifici geroglifici, quei fogli pieni di appunti, di colori, di frecce, dove annotava anche le cose che dicevamo noi, no? E alla fine chiudeva tante volte i nostri convegni, le nostre riunioni, tessendo una mappa meravigliosa e articolata di tutto quello che avevamo pensato, detto, e le nostre menti si infervoravano ancora di più di idee, uscivamo sempre più entusiaste, no? Di continuare a lavorare nonostante le tante difficoltà che continuano ad esserci. Io credo che questo ci mancherà, anche la capacità che ha avuto di mettere sempre tutti, cioè
non ha mai alzato una voce, non si è mai arrabbiato, non ha mai detto una parola fuori posto, no? E tutti, anche coloro che non erano d'accordo su alcune cose, non hanno mai potuto non riconoscere la sua franchezza e la sua onestà intellettuale, la sua grandezza proprio. Io davvero, noi l'avremmo voluto ministro della pubblica istruzione, perché una persona che parte da zero, da 06, e porta avanti fino ai corsi di formazione per i dirigenti, tutta questa attenzione, questa cura da sempre, perché io lo conosco da tantissimi anni e l'ho seguito adesso, il 31 di marzo, era stato così bravo. Bravo, ci ha fatto immaginare queste situazioni di apertura, di incontro, di collaborazione tra le tante identità professionali che si intrecciano nel nostro campo. Io mi sono un po' allontanata per varie ragioni professionali, no, che altro familiari e di salute. E lui è stata una delle persone, insieme a voi, molti di voi li vedo qui, che in un momento difficilissimo della mia vita mi ha sostenuto e aiutato dandomi proprio mano e forza, e avrei voluto tanto essere capace di fare altrettanto con quest'ultimo, in quest'ultimo periodo, e sento che tutta questa nostra unione gli renda merito, perché è con noi e lo sarà sempre. E scusatemi, sono veramente addolorata per questo, ma non lo voglio nemmeno nascondere questo dolore, perché è autentico e rappresenta il dolore di tantissime persone che lo hanno amato e che hanno amato il proprio lavoro, continuano ad amarlo grazie a lui. Grazie a tutti. Grazie Mara. grazie a voi tutti di aver fatto anche questo collegamento. Io non ho altri interventi. No, vedo una mano alzata. Cristina Galaverna. Sì, eccoci, buongiorno. Io non pensavo di parlare e non so se riesco a arrivare alla fine. Sono rappresentante, cioè rappresento il Centro Risorse Pedagogiche di Fossano Cuneo. Cerilli è stato nel nostro comitato scientifico fin dall'inizio, ha creduto molto in noi e ha continuato a crederci fino all'ultimo. E voglio ricordarlo con un messaggio, sono andata a recuperarmelo un attimo adesso, che mi ha scritto un WhatsApp dell'agosto scorso, proprio così, una paginetta per punti con il minimo sindacale per far ripartire con un po' di serenità la scuola dell'infanzia. Proposte frugali. Mi sembra un messaggio significativo di com'era lui, del fatto che comunque qualunque proposta facesse, la faceva come chiedendo alla base, chiedendo agli insegnanti idee. Quello che lui ha portato, l'ha sempre portato, cioè ci ha sempre rappresentato e noi ci siamo sempre sentite rappresentate, quindi ci sentiamo proprio, noi siamo poche formatrici del centro risorse perché non è facile, però ci sentiamo di portare avanti il compito, no? Di portare avanti l'eredità di Cerini. Grazie per questa occasione. Se non ci sono altri interventi. Forse per il momento ci salutiamo. E ci possiamo salutare proprio con le parole che ha scritto Mara Pacini.
che scriveva appunto "Cammineremo sulle sue orme per non perderci". Un abbraccio a tutti. Grazie Luciana, un abbraccio. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Luciano. Ciao Giancarlo. Grazie. Grazie. Aspettiamo il camaldo di ottobre. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, ciao Caterina. Scrivimi, ti mando il mio numero. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao Luciano. Grazie. Ciao bello. Grazie. Grazie. Questo è l'ultimo regalo che ci ha fatto Giancarlo. Sì. Ciao Barbara. Ci rivedere tutti, sì. Grazie a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao Simonetta. Ciao. Ciao. Ciao Simonetta. Cinzia. Cinzia cara, un bacio grande. Ciao. Ciao cara. Ciao. Ciao Luciana. Ciao, ciao. Sì, grazie. Ciao Cinzia, ciao Barbara, ciao. Ciao. Riusciamo a chiudere, dai. Ciao Luciana, sì, a domani. Sì, sì, sì. Ciao, ciao Mariella, ciao. Ciao, ciao Mariella, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, da Forlì. Ciao. Ciao, ciao.